In questa domenica mattina ho il piacere di disturbare Paolo Barabani. Buongiorno Paolo. Buongiorno Alessandro, buongiorno. Come Mi stai? sono disturbo. Sto bene, stavo lavorando a un testo qua, ma eravamo d'accordo. Quant'è che siamo d'accordo per questa intervista? Si può Per dire? andare. Allora, amore. Allora, lo scorso 4 dicembre 2020 hai partecipato come concorrente al programma The Voice Senior, però prima partiamo dall'inizio della tua carriera. Io so che all'inizio hai fatto parte di un complesso, Le Ombre. Le ombre, sì, ma tanto, tanto, un milione di anni fa. E qualcuno c'è ancora, qualcun altro è andato avanti, avanti vuol dire. E però, insomma, diciamo, fa parte del mio bagaglio di vita, insomma, ero batterista io. Ma perché Le Ombre? Perché questo nome? Non era in Veneto, le ombre, proprio le ombre che si specchiano le ombre, boh. Per terra, non era in Veneto che vuol dire i bicchieri di calici di vino, insomma, però vedi, forse c'era già un'attinenza con quello che diremo dopo. Allora, poi la tua prima etichetta discografica è stata la Baby Records del grande Freddy Najjar, che purtroppo è venuto a mancare. Quanto? Onestamente, come? Non lo sapevo. Sì, è venuto a mancare, l'ho saputo tramite un altro artista musicale che ho intervistato, ovvero Marzio degli Homo Sapiens. Sì, purtroppo è venuto a mancare, non so da quanto tempo, ma purtroppo è venuto a mancare. Allora, la Baby Records era la stessa etichetta discografica di Enzo Ghinazzi in Arte Pupo, un tuo grande amico, un artista anche lui molto umile, per il quale hai scritto anche diverse canzoni, poi dopo ne parleremo. Ma tu e il signor Ghinazzi, come vi siete incontrati? Ci siamo incontrati alla Baby Records a Milano in un giorno di neve di primavera e probabilmente è nata una scintilla di amicizia lì, un'amicizia. E così si stava bene di carattere, si vede che caratterialmente ci si è trovati bene e piano piano si è sviluppata un'amicizia, insomma. Oltre che una Infatti, collaborazione. tra te e lui, infatti, è rimasto un grande legame di amicizia. Sì, purtroppo a distanza, perché lui è sempre pieno di impegni, un po' ce li ho anch'io, quindi la gestione non è così facile. E poi, insieme allo stesso Enzo Ghinazzi, meglio conosciuto come a tutti come il grande Pupo, hai scritto O Pop Somarello, che risale al 1981, che è uno dei tuoi pezzi più celebri, no? Il tuo cavallo di battaglia, e lo hai presentato al Festival di Sanremo. Un somaro di battaglia. E l'hai presentato, no, una canzone veramente molto bella. Ci sono molti miei amici. Tu devi sapere che io ho solo 18 anni, ma ci sono molti miei amici che conoscono questa canzone e l'apprezzano, perché a me e anche a tanti miei coetanei fa piacere di ascoltare le canzoni del passato. Mi piacciono pure quelle attuali, però mi piacciono soprattutto quelle del passato, e per te questo sicuramente costituisce un motivo di orgoglio, diciamo, no? Un motivo No, di piacere. mi piace l'idea, mi piace. Perché noi il mondo dovevamo costruirlo per voi. I figli sono pezze core, no? E io ho due figli più o meno della tua età, quindi forse un pelo più avanti, però il concetto è questo, insomma, noi poi a un certo punto dobbiamo lasciare di sentinella qualcun altro, e siete voi a rimanere di sentinella al mondo, diciamo. E tu con questa canzone hai raggiunto anche una bella posizione, hai raggiunto il sesto posto al Festival di Sanremo dell'81. Però ti volevo fare una domanda: questa canzone che hai scritto insieme a Enzo Ghinazzi, perché? Com'è partita l'idea di scrivere questa canzone? L'idea è partita da me, io mi ricordo, ma chissà come, Forse negli tu stavi sul cavallo e Pupo faceva il cavallo, com'è? inizi. No, non c'era Pupo. La canzone è nata a casa mia dove abitavo a quei tempi, a casa dei miei nonni. E mi ricordo che era un pomeriggio piovoso
Le canzoni non si sa quando nascono perché erano come i figli, che più o meno sono. Invece le canzoni hanno i loro momenti, chissà. Forse sono Michelangelo, se aveva un blocco di marmo, ci tirava fuori la statua, no? E forse gli autori, a volte succede la stessa cosa. È un mistero, diciamo così, un mistero. Poi di questa canzone so che ci sono state pure delle nuove versioni, giusto? Sì, sto utilizzando adesso una versione un pochino rimodernata, però c'è anche forse in cantiere, essendo che fa 40 anni quest'anno, il Somarello compie 40 anni, e allora c'è un mio grande collaboratore, Benito Di Zarzo, quindi Cassino, il mio chitarrista, ma non è il mio, insomma, nel senso si dice così, che vorrebbe rifare una versione, diciamo, del quarantennio. Quindi vedremo se abbiamo tempo, se ce la facciamo. Allora, tanti auguri per il Somarello, no? Riferirò. Allora, ma dopo quell'edizione sanremese, che comunque, ripeto, hai raggiunto una bella posizione, una canzone molto orecchiabile, che è ancora di massa, dopo quell'edizione sanremese, no? Non hai mai pensato di ritornare allo stesso festival, cioè al Festival di Sanremo? Beh, pensare uno che fa il cantautore, cantante, ci pensa sempre. Il problema è che a volte non si sviluppano determinati meccanismi per i quali tu riesca a tornare. Poi secondo me ci vuole, Sanremo ha bisogno di avere la canzone adatta, diciamo. E quindi o non c'era la canzone adatta o non c'erano le possibilità di entrare. Ecco, forse la seconda ipotesi, quella che Ma vale ti di più. piacerebbe ritornarci un'altra volta? Sì, per ritornarci, sì. Beh, Sanremo è famosa nel mondo, quindi è sempre una. Non so, quando andai in Brasile, sempre che ero un cantante di Sanremo, è una cosa molto importante. Per dirti, in Brasile, chissà dov'è, insomma, io abitavo in Brasile, ovviamente. Allora, a me piace un'altra tua nota canzone, sempre dell'81, Buon Natale, però vorrei chiederti. Se tra le tue canzoni, diciamo, c'è una canzone a cui avresti voluto dare un ascolto maggiore, diciamo, perché magari era una canzone a cui eri affezionato, se esiste, tra le tue canzoni. Ne esistono già e altre stiamo scrivendo, stiamo registrando. Anche io ieri ero in studio a registrare un'altra cosa. Una cosa tantissimo che mi piacerebbe sarebbe una canzone mia che parla questo è un avvenimento alpino, siamo nel 1943. Qualche anno fa. Qualche anno fa, parla, tra l'altro martedì è il compleanno della battaglia di Nikolaevka, successe in quegli anni, voi siete giovani, non lo sapete, poi non ci arrivate mai col programma, nemmeno noi, che ci No, io fu. sono nato nel 1900, quindi me lo ricordo, sì. E questa canzone si chiama Avanti, 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 e parla dell'unica vittoria conseguita nella ritirata e la ritirata di Russia dal corpo d'armata alpino, che riuscì a tirar fuori dall'imbottigliamento, insomma, dall'assedio 40.000 dei nostri, e in tutta quella tragedia immane, insomma, c'è un sorriso. Quindi, avanti, avanti, avanti vuol dire avanti anche Italia in questi giorni, anche sofferti. Tu pensi che noi siamo una generazione che ha vissuto la vita quasi escluso gli anni 60, che eravamo piccoli, piccoli, ha avuto una vita in mezzo alle crisi del petrolio, crisi monetarie, sempre Sono crisi. argomenti importanti, chiaramente, sì. Eh sì, il problema è che non siamo riusciti a risolverli per voi. Eravamo noi, poi si sente un po' di responsabilità. Avremmo voluto lasciarvi un mondo migliore, magari più verde, un mondo più Vabbè, purtroppo. simpatico, più attento, sai. Questo è un po' un cruccio. Però, cioè, ci stiamo lavorando ancora, se Dio ci dà vita, insomma. Allora, Paolo, io addirittura so, forse i giovani non tanto ricordano un programma che sto per nominarti, un programma degli anni Ottanta, il Barattolo, perché io so
I giovani non se lo ricordano questo programma perché appunto risale all'81, però sicuramente i tuoi coetanei sì, perché io so anche che una tua canzone, il Riva al Bar, è stata usata anche come sigla di quel programma. Sì, Fabrizio Frissi la conduceva, Ah, giovanissimo sì, io Fabrizio ho visto una foto di quando è venuto a mancare, ho pianto. Frissi. Sì, È come una fosse bella un programma. persona, sì. Sì, no, perché ogni volta che conduceva ti faceva sentire come un familiare, diciamo. Quindi voglio dire, veramente una bravissima persona. Ma questo programma, che appunto è stato condotto dal grande Fabrizio Frizzi, per chi non se lo ricorda, o magari per chi è giovane, cioè che genere di programma era? Che trattava questo programma? Tanto in là nel tempo, prima cosa, ed era una trasmissione, credo, di transizione fra il giovane, insomma, curando i giovani e di attualità. Ecco, era un po' un fritto misto, chiamiamolo così, ma era fatta bene, una cosa simpatica. I tempi funzionavano, ecco, si dice così, funzionava. Capito? Ma scusa, io so addirittura che negli anni Ottanta sei stato anche un militare. Nell'81, sì. 1981 ho fatto il servizio di leva a Porto Gruaro, che siamo su in Friuli, quasi, terza brigata missili Aquileia. Ma scusa, come facevi a distribuire i tempi? Perché tu già eri impegnato anche con la musica. I tempi, nessun problema, perché io ho fatto Sanremo a febbraio e poi sono partito con lo scaglione di maggio. E Ma in con il divisa canale sei partito. col Somarello, logicamente, tutto. E poi logicamente poi quando ero là ho servito anche nella fanfara della terza brigata missile Aquileia, ero tamburino di prima fila. Sarà anche il tuo amico Somarello, chiaramente. Il Somarello suonava il basso tuba là dietro. Ascolta, lo scorso 4 dicembre 2020, come dicevo all'inizio di questa chiacchierata, hai partecipato appunto al programma televisivo The Voice Senior. Speriamo che l'ho pronunciato bene, altrimenti mi picchiano. Sì, bravo. E hai The Voice interpretato, come? Senior. Sì. E ha interpretato una delle canzoni più famose di Pupo, di cui anche tu sei autora, ovvero Su di noi, che ha raggiunto il terzo posto al Festival di Sanremo del 1980. Ma io volevo sapere, Su di noi, appunto, che è uno dei pezzi più celebri di Pupo, no? E mi fa piacere ogni volta ascoltarla, anche questa canzone. La ricordano i giovani, la ricordano i tuoi coetanei, ha venduto tanti dischi. Ecco, anche questa canzone ti chiedo, come nasce? Cioè, tu e Pupo vi siete incontrati, come è successo? Allora, il meccanismo è questo, diciamo così, Pop Somarello è nato da un'idea mia e da una mia intenzione, chiamiamola così. Invece Su di noi è nato da un'intenzione, da un'idea di Pupo e anche della Donatella Milani. Sì, Donatella Milani, Esatto, esatto. Sì. esatto. Poi dopo ci si è lavorato, eccetera, eccetera. Quindi quando si lavora in gruppo c'è sempre chi ti dà il primo input. E poi dopo si va avanti su quell'input. Naturalmente, chi l'ha avuto per primo è quello che diciamo, traccia la strada. E bisogna poi, tu ci metti il tuo carretto e proviamo così, proviamo a volare. Avete visto il cielo, avete detto su di noi nemmeno una nuvola. E allora vi è venuto in mente di. Però poi hai Visto che. scritto, insieme a Pupo, mi sembra che hai scritto anche altre canzoni. Per esempio, se non erro, tu sei coautore anche di Forse, Firenze Santa Maria Novella, veramente delle canzoni molto orecchiabili. Vabbè, dicevo all'inizio che questa canzone, appunto, l'ha interpretata al programma che ho nominato prima. Come hai vissuto questa esperienza lo scorso 4 dicembre 2020? Un'esperienza piena di emozione perché un palco è sempre un'emozione. Le modalità di quel programma, così un po'
come dire, un po' tirate, roba così, hanno aumentato questa emozione, però alla fine io mi sono trovato benissimo e ho avuto anche il piacere di conoscere nuove persone che non conoscevo, però ero suffragato, avevo con me a farmi compagnia, se ti ricordi, avevo un paio di alpini, avevo Sì. Io Sergio Pettetti con me. so anche della tua ricca esperienza alpina. Ricca, insomma, ormai sono 7-8 anni, sì, è una esperienza formidabile, credo, perché è un mondo che ti dà una filosofia di vita, un modo di affrontare la vita, forse più piacevole del normale. Ma poi è bello perché ci si incontra, quindi voglio dire, si sta in famiglia, è come se si stesse in famiglia. È vero, c'è un'amicizia, una fratellanza, una solidarietà verso gli altri. Ti insegnano queste cose gli alpini e mi sembra che sia stato reso palese anche questo. Io nei primi 5 mesi della pandemia ero in Brasile a registrare un CD alpino, guarda caso, il mio primo CD. Sempre con il cavallo. Sempre, quello non può mancare mai. Costa un po' il biglietto, però, con suo Marello, eh. E quindi ho visto, mi mandava sempre dei video Sergio, così si vedeva l'impegno anche, diciamo, laico degli alpini, sempre a disposizione, e lo sono ancora, lo siamo ancora, ecco, perché è di statuto dell'alpinità, ricordando che gli alpini fanno parte dell'esercito Sì. italiano, siamo delle forze armate, ma armate per la pace, si è ben chiaro. Ogni sforzo. Scusa che ti interrompo, ma tu per curiosità, no, sei originario di quale paese precisamente? Io sono nato a Bologna e ho sempre vissuto quando ci vivevo, insomma, fra Bologna, Ravenna e Ferrara. Però Ora vivi dove? in questo momento sono qui ospite da Sergio, sono a San Vittore, nel Sì, Lazio, nel perché Lazio, proprio distante da me. stiamo sempre lavorando. E quindi qui c'ho, diciamo che abbiamo eletto degli amici musicisti, eccetera, eccetera, con i quali collaboro, te l'ho detto prima, uno, e io trovo molta, molta ricchezza, molta, molta, molta arte, e quindi mi piace lavorare con loro, anche se ogni tanto dobbiamo adattare le diverse mentalità, così, sai. Abbiamo i dialetti diversi, ma l'italiano lo parliamo uguale, per dire. Ma perché la musica ti ha colpito così tanto? Proprio la musica, che anche a me piace molto. Devi chiederlo a lei, non a me. La musica, la mia ex moglie mi diceva sempre: tua moglie non sono io, è la musica. Ah. E ci aveva indovinato, purtroppo, diciamo così, ma. questa tua frase mi ricorda una canzone dei Collage, Donna Musica. Madonna musica, sì. Considerando le restrizioni dovute al Covid-19, potresti nominare qualche tuo progetto futuro, come già prima stavi nominando qualcosa? Ah, allora, ti dico l'unica cosa che posso dirti. Noi abbiamo mandato in stampa proprio lunedì scorso, o a fine settimana, mi ricordo, questo CD alpino, a cui tengo tantissimo, perché sono storie di alpini, il sottotitolo, quindi sono storie vere, cose successe, e in una proposta alternativa a quello che è la coralità alpina, ovvero riferendosi alla storica coralità alpina, come c'è la coralità sarda, eccetera, eccetera. Ci è stato chiesto di proporre in una maniera diversa, un pochino diversa, ma allineata, certe cose. Ci sono racconti che nessuno ha mai fatto di questi avvenimenti, e quindi io l'ho scritto e speriamo che piaccia agli alpini prima di tutto, e chissà che piace, magari sicuramente te lo farò sentire. Se ti piace o meno, insomma, capito? Gli altri progetti non te li posso dire perché siamo Va sul bene. top secret.
Però uno è qui davanti, guarda, perché scrivevamo. E un altro, stiamo facendo altri trabocchetti, robe varie, scherzi e lazzi, lazzi pochi, ma è nostra tradizione tenere un attimo così in stand-by le cose. Un'altra canzone, a cui tengo molto, forse ci terrai anche tu, non so se la conosci, si chiama Montelungo. Sì, l'ho sentita Sì. nominare. Sentita nominare. Montelungo che parla un po' delle vicissitudini di quello che ha passato anche la tua gente qui al centro-sud in Italia. E quindi secondo me era importante, è stato Io so quella. che tu sei stato anche a Riardo, nel mio paese. Sì, ci sono passato alcune volte, sì. Con il cavallo sempre. Sì, ma sai, il mio legame qui da voi è si sale a date importanti, quindi ti parlo di molti anni fa, e questa frequentazione, secondo me, mi ha arricchito, mi ha mostrato un'altra filosofia, un altro tipo, sempre italiana, però sempre una filosofia diversa, un modo di affrontare la vita, un modo dell'amicizia, delle cose, che è un patrimonio inestimabile, secondo me, un gran bel regalo che ho ricevuto, ecco. Allora Paolo, io ti chiedo ancora scusa se ti ho disturbato di domenica mattina. Va bene, che disturbo, dai. E chiaramente ti auguro anche un buon 2021. Ti ringrazio, Alessandro.